Quindi vi spiego il perché ho davvero tanta necessità di dialogare con la cittadinanza per dare una visione non personale ma oggettiva di quanto è accaduto negli scorsi anni. Una rappresentazione quindi della verità. Parlo di verità perché ogni cosa che andrò a dire, ogni situazione che andrò a trattare è confortata da prove, da documenti in mio possesso che posso tranquillamente mostrare qualora qualcuno di voi ne avesse la necessità. Bisogna fare luce sui lati oscuri e sulle mille situazioni create da un'amministrazione che definirei malata. Quindi parto da un momento fondamentale, da quando sono stato letteralmente defenestrato, allontanato, revocato dall'incarico di assessore allo sport, turismo e spettacolo, ottenuto grazie al consenso di tantissimi di voi che a quel tempo hanno volontariamente deciso di darmi fiducia, senza avere o chiedere nulla in cambio, senza alcuna promessa e senza alcun inganno. Sono sicuro che queste persone, che ringrazio di cuore, confermeranno il loro consenso anche durante questa importante tornata elettorale. Importante la definisco così perché per la prima volta abbiamo tutti noi l'opportunità di cambiare le cose. Bene, ora passo ai fatti concreti, a parlare della verità che volete conoscere. Nel chiedervi scusa per i tempi lunghi che occuperò, per la pazienza che vorrete prestarmi, mi auguro che tutto questo sia utile a spazzare via una volta per tutte, i tentativi di quelle persone intenzionate a realizzare ancora e sempre una politica all'insegna dei personalismi e dell'inganno. Sapete che nel 2006 ero consigliere di maggioranza, assessore, li potrei definire i miei 100 giorni da amministratore. Più volte, in occasione delle riunioni, il punto principale delle discussioni era improntato esclusivamente sulla volontà del gruppo di fare in modo che venisse variato il piano geologico. Altrimenti 11 cittadini, solo 11, in parte familiari, in parte amici della campagna elettorale, non avrebbero potuto beneficiare della edificabilità dei terreni di loro proprietà. Quindi la variazione del piano era tesa solo a realizzare il vantaggio di pochi. Per questo era necessario che la giunta, di cui facevo parte, approvasse delle delibere, in particolare le delibere 64 e 65. Con queste due delibere si affidava ad alcuni professionisti l'incarico di rivedere il piano geologico. Inizialmente, non ancora sicuro di quello che stava accadendo, ho evitato di diffondere le notizie che apprendevo durante le riunioni di maggioranza, ma non vi nego che sin dal primo momento ero perplesso e allibito da come venivano gestite le cose. In particolare, durante la seduta consiliare del 28 settembre 2006, ho definitivamente capito che la giunta, soprattutto il vice sindaco di allora, non aveva nessuna intenzione di chiarire che tali delibere erano dirette a realizzare secondi fini di pochi e prescelti cittadini, appunto 11. Un passo importante per capire meglio è che il piano geologico era già stato studiato e ritatto, con annesse retribuzioni a professionisti per avere prestato la loro opera. Successivamente fu deciso di affidare un nuovo incarico a due geologi, pare per uno studio più approfondito. In seguito a ciò è stato affidato incarico ad un valido architetto affinché realizzasse dei piani particolareggiati. Requisito essenziale, il professionista, l'architetto, nel redigere i piani deve necessariamente attenersi ai risultati degli studi geologici. La verità è che sono stati approvati piani particolareggiati dai quali risultano aree edificabili in zone ritenute non idonee geologicamente. Parliamo quindi di zone in frana. Si può dire che il tecnico, valido professionista, non ha tenuto conto di ben due piani geologici già approvati e pagati. L'apparente svista nasconde un'idea già chiara, soprattutto perché il tecnico, valido e preparato, ben sa e ben conosce che deve esserci sempre corrispondenza tra piano geologico e conseguenti aree edificabili. Il fine era quindi quello, per una terza volta, di forzare il piano geologico per ottenere e fornire la necessaria corrispondenza, necessaria solo per alcuni. La strada più economica, veloce e soprattutto la strada unica legale sarebbe stata quella di attribuire le giuste responsabilità al tecnico progettista.
Questo era il disegno della loro giunta. Mi fu a quel tempo chiesto di aderire, di allinearmi, accettando le due delibere. In realtà, come sapete, mi sono fortemente opposto all'approvazione delle delibere in questione. Mi sono opposto, signori, per quel senso di lealtà e di rispetto verso la legge che mi è proprio. Certo, il prezzo che ho pagato e che ancora pago è stato altissimo. A parte il noto evento del mio allontanamento dalla giunta, considerate che non sono mai stato reintegrato nonostante ci fossero gli estremi per farlo. Il sindaco di allora mi disse che il mio modo di operare nella legalità, è una giunta che si permette di fare il signor Cavaliere, creava disagio ai miei colleghi. Questo è il punto della situazione: o ti allinei alla politica dei favoritismi o sei fuori da